Houston, we've had a problem. La frase pronunciata dal comandante della missione Apollo 13, Jim Lovell, è passata alla storia. Dopo 55 ore dal lancio, l'esplosione di uno dei serbatoi di ossigeno del modulo di servizio danneggiò molti equipaggiamenti, riducendo notevolmente la disponibilità di energia elettrica e di ossigeno. Con il modulo di servizio seriamente danneggiato, i tre astronauti furono costretti a trasferirsi nel modulo lunare Aquarius, utilizzandolo come navicella per il ritorno anziché come mezzo per atterrare sulla Luna. Nonostante la potenziale catastrofe, la missione riuscì a portare a termine con successo un'importante indagine scientifica, il cosiddetto Saturn Crash. L'esperimento consisteva nel far collidere il terzo stadio del razzo, S4B, con la superficie lunare. I segnali sismici prodotti dall'impatto, avvenuto ad una velocità di 9.000 km all'ora, sarebbero stati registrati dalla strumentazione predisposta durante la missione Apollo 12, situata circa 120 km più in là. Ok, riesco a vedere S4B fuori dalla finestra del modulo. Ok, Jim, riceviamo ora un'immagine molto buona. Ok. L'equipaggio fu in grado di catturare l'immagine di S4B dalla finestra del modulo di comando. Hey Houston, riesco a vedere lo schermo dorato attorno all'unità di strumentazione e sembra intatto. Nel frattempo, l'unità di controllo gestiva la stazione sismografica da terra. Una registrazione audio completa delle comunicazioni effettuate durante l'esperimento Saturn Crash fu spedita agli archivi nazionali. La registrazione rimase inascoltata per decenni, poiché l'unico apparecchio in grado di riprodurla al NASA Johnson Space Center è stato fuori uso fino al 2015. Comunque, Aquarius, vediamo ora i risultati provenienti dal sismografo dell'Apollo 12. Sembra che il vostro razzo abbia appena impattato la Luna e la sta facendo tremare un po'. Passo. Bene, almeno qualcosa ha funzionato durante questo volo. Vorrei solo verificare una cosa. Va avanti. Voglio solo dire, sono contento che non abbiamo avuto un impatto anche del modulo lunare. Certamente. Più di 4 decadi dopo, la missione della NASA Lunar Reconnaissance Orbiter ha localizzato e fotografato il sito d'impatto del razzo S4B. Grazie ai dati raccolti, ora è possibile determinare accuratamente le coordinate dell'impatto e la distanza dalla stazione sismografica di Apollo 12. La rete di sismografi registrò più di 13.000 eventi sismici e produsse alcuni fra i più importanti risultati delle missioni Apollo. Questi dati continuano a migliorare la nostra comprensione dei terremoti lunari e della struttura interna della Luna.